Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi domenica 24 marzo a Venezia, precisamente a Porto Marghera, si terrà il Kick It, che è una fiera urban in generale, con skaters, sneakers, abbigliamento, un po' tutto quello che riguarda il mondo urban, appunto. E io non sono mai stato presente a una fiera del genere, quindi per la prima volta andrò in compagnia di un mio amico. Non so sinceramente che cosa aspettarmi, però prima di partire abbiamo qui qualcosina da unboxare. Infatti Snipes e Pegador mi hanno mandato questo box. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno. Oh, opla. Quanta roba mi ha mandato? All'interno c'era anche questo bigliettino, c'è Enrico. Qui sono alcuni pezzi della collezione, della nuova collezione di Pegador, Never Too Late. Speriamo che ti piacciono e non vediamo l'ora di vedere come li fitti. Grazie Milenia e Anna e ovviamente anche Snipes e Pegador. Quindi qui abbiamo prima t-shirt, eccola qua. Poi qui abbiamo dei cargoni, dai cargo. Altro paio di cargo con un tessuto differente. E qui invece abbiamo una grande zip hoodie. Eccola qua. Andiamo a provarli. Partiamo dai cargo verdi. T-shirt. Ok, quindi questo è il fit. Proviamo a metterci sopra anche la hoodie. Tra l'altro c'ha queste stampe paffate molto belle. Ok, eccoci qui. Hoodie molto over. Vorrei provarlo anche con questi cargo, però cargo molto belli, direi che ci siamo. Preferisco sempre buttare a lavare quello che mi arriva di nuovo, quindi cambio di outfit e andiamo verso Venezia. Grazie mille ancora Snipes e Pegador. Mi è venuto a prelevare l'autista personale, io. E ormai è il mio compagno di avventure in queste esperienze nel mondo della moda, nel mondo dell'abbigliamento. È la prima volta che andiamo entrambi al Kick It. Non so cosa aspettarmi sinceramente, non so neanche com'è fatto all'interno. So che ci saranno brand emergenti, ci sarà skate, musica, eccetera. Forse è la prima volta anche a Venezia, non lo so. La situazione non delle migliori presentazioni. Ma lei cosa fa per permettersi questo telefono? Questa macchina. Bella sta felpa però. Carina. Di chi è? Dove l'hai presa? Qua, la trovi al Kick It. Belli sti pantaloni, dove li hai presi? Siamo arrivati, abbiamo parcheggiato. Vediamo dove entrare. Guarda dove ti porto. Bello. Come Forte dei Marmi alla fine. Non è che abbiamo sbagliato posto e siamo finiti a un raduno di auto d'epoca. Secondo me bisogna andare là più avanti. Sono quasi convinto. Siamo nella direzione giusta. No, dai, dai. Dai, vieni a fare questa foto. Grazie, bro. Sì, ciao, ciao. Oh. Cerco su Google. La prima foto. Cerco su Google come gestire la fama. Siamo dentro, ragazzi. Alcune usate. C'è un po' di usato. No, quasi tutto usato, adesso che vedo. Guarda che pezzaccio che ho trovato, vieni qua. Gazelle per Gucci. Bello. Carine, non avevo mai visto dal vivo quelle. Guarda anche le carte sportive di MJ. Andiamo avanti. Stesso stile di quello che fa quelle pretty girls like trap music. Ma queste qua sono quelle delle Nike vintage. Questa l'ho vista un macello di volte, questa. Però quando ti fa anche questa. Questa è molto bella, questa. Queste sono scarpe particolari. Ciao. Come va? Bene, te? Tutto bene, tutto bene. Particolari le scarpe che avete qua. Cerchiamo sempre di portare il vecchio e il nuovo in tutte le condizioni, anche perché secondo me, oltre a portare pezzi storici come le Takashi che sono del 2007, possiamo portare anche pezzi più nuovi come le Why So Sad o le Supreme. Figo. Queste piacciono. Anche la verde per completare il set. Di dove siete? Isola d'Elba. Merda, avete fatto un bel viaggio per arrivare sì, qua? 3 ore e mezzo di macchina più un'ora di nave. Però dai, sono esperienze che vale la pena ovviamente. Questa è quella di Broken. Ma sì, ma si chiama Elba Drip. Eh,
Ciao Fioi. Com'è? Dove? Di dove siete? Ah, Conegliano. Fate voi? A mano? Particolari, cazzo. Complimenti. Questi sono impegnativi da mettere su. Molto impegnativi. Bisogna saperli portare. Sì, è vostro anche questo. Vedere il back di 5 è anche poco in realtà. Cioè poco, beh, no, però fai conto che l'ho aperta oggi la pagina Instagram. Ah, oggi? Sì, fresca, fresca. Sono proprio all'inizio. Fresca, fresca. Guarda questi. È bello. Anche lì, cioè, solo l'idea di prendere il denim e attaccarli assieme. Tanta te, roba, al contrario poi. A te hai fatto scuola di moda? No, da solo. Complimenti, complimenti, cazzo. Coin to art. Particolare anche questo. Questa è una roba. Questa è roba per andare alla prima comunione. Roba da domenico questa. Roba da. Grazie mille. Grazie. È roba da domenica mattina questa. No, bella però, particolare, particolare. Mecetta di la costa croppata, carina. George. Qua entriamo nel mio mondo. Magliette da calcio. Particolare questo. Del 91-94. Ci hanno usato per 3 anni sta maglietta qua praticamente. Bella questa, vieni qua. Le selfie. Capitano. Bellissima. OG. Che questa è stra storica. Qua è il prime del Chelsea. Erano stra forti, ma bellissima questa. Il boots di Louis Vuitton. Allora, prima parte l'abbiamo vista, andiamo dall'altra parte dello stand. Questa era carina. Mio fratello Jizzy Drake. E qual è lo stand che più ti rappresenta qua? Quello delle bibite. Belle le candele fatte così. Se facciamo i soldi ti regalo queste. Io voglio quelle io, quelle là. E devi vendere di felpe per quelle. Devi vendere di felpe. Ma pesta di cani. Senza autografo? Senza autografo? Se lo cancello. 60.000. È sempre questo. Dai, lasciamole là. Magari facciamo un giro come nei negozi. Facciamo un giro, magari vi passiamo. My daddy left from Palestine to Houston in a coffin. Nah, he ain't dead, but mentally we probably lost him. I feel like Kendrick Perkins. Oh, ci è andata di lusso a noi, eh? Piena di macchine adesso. Piena di gente. Comunque, ragazzi, stiamo tornando. Abbiamo fatto un giro voto 6.5. Non mi aspettavo niente, sinceramente. Però, dai, sufficiente. Non c'era niente di wow. No, bella l'idea. Sempre, sempre apprezzato comunque. Secondo me un evento così dove chi è emergente può farsi conoscere. Voto prima volta che andiamo, quindi 7. 7. Oh, cosa è successo? Polo 4x4. Cosa è successo? Mamma mia, bro. Guarda che tira 5 minuti, scendevi a tirare, a spingere, a tirare. Imbarazzante. Elenco lavaggi. Posiziona il veicolo. Già fatto. Andare più avanti? Ah. Stop. Seleziona un programma di lavaggio. Selezionare il tipo di documento che si desidera. Ma oh! No, devi dargli una bella slanciata. Non vanno. Ah no, ma lavaggio in corso, me ne abbiamo già messi 10. Ne hai presi più di 10. No, prima. Prima forse avevamo già messo 2. Ah, ok. Sto già lavando.